Grave alterazione di rappresentanza. È questa la motivazione della sentenza di abolizione del porcellum da parte della Consulta. 26 pagine firmate dopo solo 4 ore di Camera di Consiglio, dove i 15 giudici, oltre alle motivazioni di incostituzionalità della legge elettorale, inseriscono le linee guida, auspicate da tutti, per la trattativa sulla futura legge. Per la Consulta, il premio di maggioranza, previsto dal Porcellum, è foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione e può produrre un'oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, perché non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista. In poche parole, il premio di maggioranza è chiaramente irragionevole. Un meccanismo premiale, si legge nel dispositivo, il quale, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, si porrebbe in contraddizione con l'esigenza di assicurare la governabilità, esempio palese nell'ultima legislatura. Dall'altro, provocherebbe un'alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia, che tra l'altro restano in carica per un tempo più lungo della legislatura. Ulteriore censura va all'entità del premio, che variando da regione a regione è maggiore in quelle più grandi e popolose, e il peso del voto, che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo, sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori. Ma non è finita qui. Irregolari sono anche le liste bloccate, che per i giudici possono alterare, per l'intero complesso dei parlamentari, il rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti, limitando inoltre la libertà degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento. La sentenza è autoapplicativa e quindi prevede che una volta cancellato il vecchio sistema elettorale resti in vigore un proporzionale puro, quindi senza un premio di maggioranza e con la possibilità per l'elettore di esprimere una sola preferenza. Inoltre, la sentenza non è retroattiva e pertanto non esiste un problema di legittimità del Parlamento eletto. Ci sono più motivi di rinvio. La Consulta ha chiarito quali sono i due punti che nessuna legge elettorale può avere, cioè un premio di maggioranza eccessivo, irragionevole, che comprima il principio di rappresentatività e un sistema di selezione dei candidati che tagli ogni rapporto tra cittadini, elettori e eletti. E ha ribadito anche, questo è molto importante, che il Parlamento in carica è comunque legittimo e quindi può lavorare legittimamente per fare una nuova legge elettorale. Quindi adesso i partiti devono assumersi una responsabilità e trovare un accordo nell'interesse del Paese e non solo nella logica dell'interesse personale. La sintesi va fatta ora da Renzi, perché ha messo sul tappeto 3 modelli e va identificato quello su cui c'è la massima convergenza e anche la massima coerenza con gli indirizzi della Corte, che sono rappresentatività, governabilità e scelta degli eletti. Di soddisfazione non so, sicuramente c'è la necessità di arrivare a una nuova legge elettorale. Qualcuno forse potrebbe pensare che questa legge riformulata alla Consulta potrebbe funzionare, ma penso che sarebbe un errore, perché qualcuno, come si sa, è favorevole a un ritorno al proporzionale, a immaginare che ci sia quindi la possibilità di tornare a votare anche con questo sistema che è uscito attraverso le motivazioni in questo modo dalla Consulta. Vediamo. Tutte le proposte che Renzi ha avanzato prevedono un premio molto largo e sul premio di maggioranza invece, insomma, tutte le obiezioni della Consulta le conosciamo e rimangono, quindi bisognerà valutare molto bene che cosa fare. Io da sempre sono favorevole al ritorno al Mattarella, che mi pare la soluzione più intelligente, più ovvia, anche più corrispondente alla volontà degli italiani, perché l'ultima volta che si sono espressi fu nel referendum di tanti anni fa, che rimane però valido. Ci sono altre idee, io spero però che si faccia chiarezza, questo lo chiedo un po' a tutti, dopo aver atteso le motivazioni, aver aperto un dibattito a tutto campo, adesso c'è bisogno che il ceto politico italiano dia una risposta, che si trovi una legge elettorale alla svelta. Questo insieme anche al giudizio sul governo, perché se ne sentono di tutti i colori, siamo arrivati al rimpasto, al rimpastino, al mini rimpasto, al bis, tutti negano, ma in realtà in questi corridoi si parla soltanto di questo, per cui vorrei capire davvero se la direzione di giovedì del Partito Democratico, le mosse degli altri partiti arriveranno a comporre un quadro più chiaro nelle prossime ore. Beh, la nostra posizione è che se le forze politiche ci avessero dato ragione qualche anno fa, quando abbiamo depositato una proposta di modifica del sistema elettorale che prevedeva esattamente quello che oggi ci dice la Corte Costituzionale, non saremmo a questo punto. E io invito ancora oggi le maggiori forze politiche che rischiano di incartarsi di nuovo
su un accordo impossibile, di apportare le modifiche minime all'attuale sistema come prevede la proposta di Fratelli d'Italia, introducendo le preferenze, una soglia minima per il premio di maggioranza e il premio di maggioranza su base nazionale anche al Senato, che ci consentirebbe di avere una legge immediatamente operativa che fa scegliere tutto agli italiani e che non rimanda all'infinito questo dibattito, tenendo in piedi governi che di risposte non ne possono dare. Qual è il punto della soluzione sulla vostra battaglia sulle pensioni d'oro? La nostra battaglia sulle pensioni d'oro procede con appuntamenti molto importanti. Domani la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati comincia a discutere gli emendamenti. Il provvedimento è previsto in aula il 27 di gennaio. La nostra proposta prevede sopra i 5.000 euro, quindi 10 volte il trattamento minimo, di ricalcolare la parte che eccede secondo il sistema contributivo. Su questo facciamo un appello a Renzi, a Grillo, a tutte le forze politiche, ma particolarmente a quelli che si sono detti innovatori, a votare un provvedimento giusto, anche se è stato proposto da Fratelli d'Italia e quindi da un partito politico avversario, perché si possa dare un segnale di credibilità e di speranza all'Italia.